io sono Sauro Sarti, sono uno dei referenti del progetto LocFood, Local Food, della provincia di Rimini. La provincia di Rimini è partner di questo progetto europeo Interreg 4C assieme ad altri 13 partner, e con l'obiettivo di accrescere e valorizzare quelle che sono le potenzialità e lo sviluppo futuro del cibo locale anche nel nostro territorio. Il nostro lavoro in questo progetto era volto soprattutto ad individuare delle buone pratiche che in qualche modo potevano essere anche un elemento di confronto con gli altri partner europei. Le buone pratiche che abbiamo individuato sono in particolare l'istituzione dei mercati agricoli degli agricoltori della provincia di Rimini. Un'altra buona pratica che abbiamo individuato è la promozione e la valorizzazione del nostro olio extravergine di oliva locale. La terza buona pratica individuata è l'istituzione del Consorzio della Strada dei Vini e dei Sapori delle Colline di Rimini. È stata un'iniziativa bellissima, secondo me sta andando bene, abbiamo anche ultimamente avuto dei controlli, ci siamo autotassati per avere dei controlli da un agronomo che se ne intendesse, per dare alla gente la sicurezza che oltre ad essere le cose sane, ma che fossero effettivamente anche tutte cose nostre, che fossimo veramente tutti produttori al 100%. Ha dato una bella risposta all'azienda agricola, anche perché abbiamo avuto la possibilità di far conoscere i nostri prodotti, in quanto noi i nostri prodotti che coltiviamo li conosciamo molto bene e riusciamo a dare diversi consigli ai clienti su come utilizzarli, su come cucinarli e anche come mantenerli. Allora, io sono una cliente abituale di questo mercato, tutti i venerdì vengo da casa mia per fare la spesa in questo mercatino perché sto cercando un prodotto di qualità a costo zero per me e per la mia famiglia. Quindi cerchiamo delle verdure, dei formaggi, l'olio e altri alimenti che siano appunto di qualità elevata, che però siano un costo adeguato. Il mercato mi piace, è piccolo, ma pazienza, però vengo a fare la spesa qui perché ci sono i prodotti più naturali. I prezzi sono un po' più cari rispetto all'altro mercato, però i prodotti sono buoni. L'associazione nasce circa 50 anni fa e dalla volontà di alcuni frantoiani un po' più intraprendenti che avevano capito l'esigenza di unirsi per aiutarsi nell'intraprendere sia il lavoro d'artigiano che facciamo e sia l'affrontare l'innumerevole mole di leggi e di regolamenti che poi si sono susseguiti negli anni fino ad arrivare oggi. Parliamo per esempio tutte le normative sull'etichettatura, sulle acque di vegetazione, sulle sanse e naturalmente la cosa più importante è per aiutarsi a migliorare nella qualità e quindi prendere scelte, decisioni sagge nel aggiornare gli impianti e quindi nello svolgere il lavoro del frantoiano. Il frantoiano è, diciamo, quell'anello della catena dell'olivicoltura che trasforma le olive in olio. Quindi è fondamentale che il frantoiano lavori molto bene, così come è fondamentale che l'agricoltore, l'olivicoltore lavori bene nella raccolta. Quindi c'è la raccolta, la trasformazione, poi noi, la maggior parte dei frantoiani compiono anche l'ultima fase, che è quella del confezionamento, dell'imbottigliamento,
e anche della vendita del prodotto, dell'olio extravergine di oliva. Questa, negli ultimi 10 anni, anche 15, c'è stato un innalzamento della qualità dell'olio extravergine d'oliva della provincia di Rimini enorme. E il Frantoiano ha contribuito in maniera significativa perché, come dicevo, sia nel ricambio delle macchine per la trasformazione dell'oliva, sia nello stoccaggio. Per esempio adesso le olive vengono stoccate in appositi cestoni traforati, prima venivano ammassate nel frantoio per giorni e giorni in sacchi di nylon o peggio di juta, oppure nelle cassette di legno. Poi il frantoiano faceva il magazzino, nel senso si portavano le olive e poi venivano macinate dopo giorni. Invece adesso è immediata. Questa immediatezza, diciamo, questo accorciamento dei tempi fra la raccolta e la molitura è ovviamente caduta sulle spalle del frantoiano, che si è attrezzato per avere degli impianti molto più veloci, molto più efficienti, con tutto quello che serve per poter accontentare il cliente, che in questo caso è l'olivicoltore, e comunque per arrivare a una qualità ottimale. Il consorzio di cui mi onoro di essere presidente è nato nel 2000 con una legge regionale per la promo-commercializzazione dei prodotti del territorio riminese. Parliamo di quel grande territorio che alle spalle di questo mare Adriatico abbraccia questa provincia tra la Valconca e la Valmarecchia, due territori molto ricchi di prodotti agroalimentari. Il consorzio, come dicevo prima, è nato per la promo-commercializzazione, quindi ci stiamo dando da fare a 360 gradi, perché possono essere prima di tutto conosciuti e poi portati sulle tavole di tutti, diciamo, non solo del territorio riminese, ma anche fuori dal territorio riminese. Negli ultimi anni, parliamo da una decina di anni qua, siamo sempre presenti al grande evento che è la Fiera di Verona, Vinitaly, dove con molto orgoglio devo dire che specialmente negli ultimi anni c'è stato molto interesse da parte di tutti i tour operator che sono presenti a questo evento e sono sempre anche presenti presso il nostro piccolo stand che si chiama Rimini Wine Style. Abbiamo circa 40 soci di cantine e una ventina di produttori di oli, vini e formaggi. In totale con il consorzio fanno parte anche le associazioni di categorie, Confcommercio, CNA e Confartigianato, che ci hanno dato sempre una mano, ma un ringraziamento particolare, un sostegno l'abbiamo sempre avuto dalla provincia di Rimini, dal Comune e dalla Camera di Commercio, a cui va veramente non solo il mio ma di tutto il consorzio un grazie di cuore. Negli ultimi 10 anni, da quando è nato il consorzio, diciamo, la produzione locale è aumentata in qualità, in eccellenza veramente che nessuno si aspettava. Specialmente parliamo sulla parte vitivinicola. Ogni volta che siamo presenti a questo grande evento che parlavo prima del Vinitaly Verona, i produttori presentano delle novità assolute. Negli ultimi anni abbiamo presentato delle vinificazioni in bianco, tipo il Merlot, le nuove docche dei Colli di Rimini, che prima non si pensava assolutamente di farli. Oggi produciamo dei vini che non erano proprio del territorio romagnolo, ma erano di altre regioni. Sul territorio romagnolo hanno trovato il suo ambiente naturale, si vede che l'entroterra, il microclima che abbiamo, marittimo, eccetera, fa sì che queste eccellenze esplodono in tutto il suo, diciamo, naturale splendore e per la degustazione. E non solo, i formaggi di fossa, gli oli, pensiamo che solamente la provincia di Rimini produca l'80% di tutta la produzione dell'olio di tutta l'Emilia Romagna, con delle eccellenze veramente che ogni volta che si presentano in diversi eventi, manifestazioni e concorsi giungono sempre primi. Quindi questo ci onora veramente e ci dà orgoglio per continuare su questa linea.
conclusione, questo progetto ha rappresentato molto per la provincia di Rimini e potrebbe essere anche uno stimolo per continuare questa attività, per approfondire ancora di più alcune tematiche che sono emerse, in particolare quello che è il nostro rapporto come territorio provinciale con il turismo, che non dimentichiamo rappresenta la fonte principale delle attività economiche della provincia di Rimini. Con le sue 15 milioni di presenze turistiche, è sicuramente un aspetto che deve incontrare in qualche modo l'esperienza che il progetto Lockfood sul cibo locale ha avuto come risultati e che quindi deve esserci in qualche modo anche questa combinazione per trovare appunto nel settore turistico una risposta anche a molte domande che i produttori oggi ci hanno posto. Thank you.